12 e 31 minuti in questo istante, venerdì 29 giugno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. I Milano sono i protagonisti, gli eventi, quello che succede. È un weekend molto ricco, devo dire. Nel senso che è una settimana che parliamo di eventi che succederanno questo weekend. Beh, è anche l'ultimo weekend di giugno. Un po' potrebbe essere il primo weekend estivo, se proviamo anche a calcolare così, no? Inizia luglio, inizia l'estate, iniziano le vacanze, quindi insomma, Milano, quella Milano che magari ricordiamo di qualche anno fa, svuotarsi già a metà giugno, invece anzi si riempie di cose da fare e viene quasi voglia di rimanere qua tutta l'estate. Che volete fare? State qua con noi. Noi comunque fino a fine luglio siamo qua, fino al 27 luglio siamo in onda, quindi se volete lo possiamo fare sempre compagnia tutti i giorni alle 12:30 qui in diretta con voi. Ma smettiamola di parlare di noi, parliamo invece di quello che andiamo a farvi conoscere oggi. Il nostro ospite qui di fianco a me, eccolo, diamo il benvenuto a Enrico Rossetti, che è Buongiorno. l'organizzatore del Mondialito. Nome Sì, bellissimo, tra bello, parentesi. ma sì, abbiamo Una roba inventato. che sa di subbuteo e di anni passati, Sì, un una po'. cosa così. Mondialito, una realtà che c'è già da 9 edizioni in quel di Bollate. Spiegaci un po' cos'è il Mondialito, però, e com'è nata l'idea. Prima di tutto grazie all'opportunità di parlare del nostro evento. Mondialito semplicemente è un mondiale diciamo in miniatura, in piccolo, in cui è un torneo di calcio, calcio a 5, in cui ci sono 10 squadre, rappresentanti delle nazioni di tutto il mondo presenti sul territorio locale, quindi comunità immigrati nel territorio Bollate e dintorni. Quindi abbiamo 10 squadre. Alcune ormai hanno partecipato a tutte le edizioni, la prima edizione del 2010, Brasile, Albania, Egitto, la parte d'Italia che poi chiaramente è sempre presente. E diciamo che poi nel corso degli anni abbiamo un po' ampliato il concetto di nazionali, perché non siamo così interessati a dividere in base alle nazionalità, e ci sono dei gruppi che si sono Perché insomma, se ci uniti. pensi, anche il CIO l'ha fatto alle Olimpiadi, ha fatto squadre di rifugiati. Un anno sono fatto le due Coree insieme. Sì, Insomma, è una siete cosa sul trend tremenda. di forse, vorrebbe dire, un mondo dove i confini ormai non hanno più Sì, tanto un senso di po' esistere, no? siamo E d'accordo. quindi avete creato delle nazioni, dei gruppi diversi, Sì, giusto? c'è per esempio Pachamama, che è un'associazione di baranzate che unisce i popoli delle Ande, quindi dall'Ecuador al Cile, Bolivia, Perù. E è un gruppo che è molto attivo anche con iniziative, coinvolge i bambini per il progetto Calcio di Strada, fanno spettacoli di danze andine e quindi anche durante la festa parteciperanno in vari modi. Abbiamo anche la locandina, possiamo vedere appunto la lista delle squadre. So che Manu in regia ce l'ha, quindi adesso poi mentre parliamo vediamo. Dicevo appunto Pachamama, poi avete Ci anche. abbiamo chiamato West Africa, è un gruppo di ragazzi ospiti in un centro accoglienza di Limbiate, sono principalmente del Gambia, però ci sono alcuni anche della Costa d'Avorio, del Senegal o Mali, e quindi diciamo che è un gruppo Eccoli misto e qua, loro vediamo, quindi sono. Pachamama, mi ha detto poi West Africa, mi dicevi. Sì, che sono. Tanto hanno giocato ieri sera, Ah, sono perché già, è tutti. già iniziato, infatti, mi ha Ieri già sera iniziato c'è stata ieri la prima sera, giornata, sì, sono stati cioè i primi primi gironi. gironi. È stata partita d'apertura Italia-Pachamama, che è finita 5 pari, poi grande equilibrio. E Cioè dopodiché, anche qua l'Italia non va molto bene, sì, diciamo è così. partita 3-0, E pensavamo andasse invece. invece Invece niente. l'orgoglio sudamericano si è fatto Siciliano è venuto sentire. fuori. Poi Poi. avete una comunità che ha portato una squadra, giusto? Dicevi di Sì, Kairos. Kairos è la prima partecipazione, è una comunità che accoglie i ragazzi usciti dal carcere minorile Beccaria per un percorso di reinserimento nella società, e che tra l'altro stanno portando in giro uno spettacolo molto interessante, Non esistono ragazzi cattivi, si chiama, in cui questi ragazzi raccontano un po' le loro storie in modo. Cioè, con uno spettacolo teatrale, chi cantando, chi facendo delle danze e altro. E loro hanno una squadra che partecipa al campionato CSI dell'area di Milano e quindi parteciperanno. Sono ragazzi sia italiani che stranieri Poi e Albania e siamo in Senegal quattro. invece sono nazioni fatte finite, Sì. e poi c'è un Saouti Ouafrika. Saouti Ouafrika è un coro formato da gente del Burkina Faso, Congo, Tanzania e altri paesi africani sono uniti. E fanno cori principalmente per funzioni religiose.
Li ho conosciuti per caso durante una festa in un Nerviano. E allora li ho invitati a partecipare, infatti verranno anche a cantare durante la festa. E in più hanno voluto fare anche la squadra. E notizia di ieri sera, di solito noi invitiamo sempre poi le squadre alla cena a Stagira al Mondo, di cui magari parleremo dopo. Sabato sera teniamo un tavolo riservato per le squadre sono da 5-10. Mi hanno appena detto che loro saranno 40, perché sì. Famiglie, figli, chi mogli, ha fatto esperienza tifosi. Nell'Africa orientale sa che le famiglie sono ben allargate da quelle parti, quindi sì, no, insomma, sono ben contento che tengano l'idea anche qui, insomma, l'idea di Kijiji è sempre valida anche da queste parti, vedo benissimo, comunità per loro infatti in Swahili. E poi l'Egitto, che chiude diciamo questa decina di squadre che si giocano appunto il mondialito, che però, come dicevi poco fa, appunto è inserito all'interno di una festa vera e propria, no? Sì. Che dura che c'è già da 16 anni, in realtà, questa festa. Sì. Infatti, il mondialito, abbiamo detto, non è edizione, però all'interno di questa festa promissioni, che è nata nel 2003. Un gruppo di ragazzi di Vollate, io e altri amici, avevamo desiderio di provare un'esperienza di volontariato in Africa. Abbiamo chiesto ai frati cappuccini di Milano, che c'è il centro missionario a Musocco, vicino al cimitero maggiore, in cui si frequenta un corso per poi partecipare a un'esperienza estiva, okay, di un mese, dipende dalle disponibilità. E noi siamo andati in 4 in Etiopia, in 4 in Eritrea. Quella volontariato in un festa promissione. Sì. È bella questa cosa di dire le promissioni, più di una, nel senso. Sì, sì, diciamo che c'è per tutti i gusti. E poi nel corso degli anni noi siamo stati, diciamo, i precursori. Poi tanti ragazzi Vollate poi sono partiti per esperienze non solo in Africa, ma anche in Thailandia, Brasile. E ogni anno con la festa cercavamo di sostenere il progetto, la missione dove i ragazzi andavano. Diciamo in generale a portare una donazione. In più, però, in particolare in Etiopia e Camerun, anche qualche anno, si è creato un legame più stretto con i frati o comunque i volontari presenti sul posto, e quindi abbiamo sostenuto i progetti specifici. Come fate quest'anno, giusto? Sì, esattamente, quest'anno. Perché se quest'anno poi mi ricordavi c'è ancora di più, secondo me, questa noce di bello. Sì, c'è proprio anche dei ragazzi che sono venuti qua a studiare e che torneranno a mettere in pratica il vostro progetto nella loro terra, giusto? Sì. Ci sono, diciamo, tutto la passione della battuta è quella, aiutiamoli a casa loro, che ci piace questa, sì, no? Questo diciamo. Sì. Allora, tutto il ricavato della festa andrà a sostegno di un progetto che si chiama St. Augustine Bakery, che è un panificio, un forno, okay, a Dire Dawa, che è la seconda città più grossa d'Etiopia dopo Addis Abeba, una città nella parte est. E verrà costruito questo forno in collaborazione anche con l'Associazione Panificatori di Milano, la famiglia Marinoni. E, sempre molto attivi, complimenti. Sì, che hanno appena fatto anche l'evento Pane in Piazza Duomo, circa un mese fa. E quindi adesso è appena partito il container con i forni, tutto il materiale per la costruzione. E i ragazzi, il pane poi prodotto in questo forno verrà destinato a ospedali, orfanotrofi, un centro profughi per profughi somali, perché lì è abbastanza vicino al confine con la Somalia, e in più tutto quello che verrà ricavato dal panificio andrà a sostenere i progetti. E ci sono due ragazzi, Teddy e Abi, che sono arrivati qui in Italia a metà aprile per frequentare a Cinisello la scuola per panificatori. Sono ospiti a Vollate da noi e hanno frequentato la scuola fino alla fine delle scuole, quindi a metà giugno, e adesso sono a Biella invece a fare un tirocinio presso un panettiere. Torneranno oggi pomeriggio per partecipare stasera a giocare nella nazionale etiope, che è la prima volta che finalmente siamo riusciti a far partecipare. E domani saranno tutto il giorno presenti alla festa abbiamo un forno in cui verranno sfornate focacce, pizze, pane da vendere e poi da servire anche alla cena. E in più alle 5 ci sarà un laboratorio per bambini in cui si insegnerà un po' l'arte della panificazione, diciamo. Ecco, però vediamo bene le coordinate dell'ecco, intanto stiamo vedendo ad esempio la locandina di Assaggi dal Mondo, sì, che è la cena di domani sera, no, di domani sera, sabato sera, sì, sì, giusto, di domani sera, sì, sì. Diamo bene le coordinate, tutti gli orari di questa manifestazione. Allora, tutta la festa è, diciamo, iniziata ieri, va avanti fino a sabato sera. Sì. Dove? In che modalità? Ok, allora la festa è presso l'oratorio San Filippo Neri di Vollate. Diciamo, ieri sera e stasera si gioca nel campo della polisportiva, che è diciamo dietro la palestra. Invece domani l'evento principale sarà all'interno dell'oratorio,
dove c'è uno spazio dedicato alle partite. E in più prepareremo la cena e la sera ci saranno anche dei concerti. Questa cena Stagira il Mondo, diciamo che è nata i primi anni quando abbiamo organizzato questa festa, che era molto più in piccolo, facevamo una cena normale con pasta per sostenere questi progetti. Però ci è venuta in mente l'idea, perché non proporre dei piatti tipici dei posti dove andremo? Quindi, non Quindi cosa ci so. dobbiamo aspettare da questa cena? Allora, i piatti principali saranno un piatto etiope eritreo, che è l'ingera, non so se avete conosciuto quel pane un po'. La forma è tipo una piadina, però un po' spugnoso, con zighini, che è uno stufato di manzo con il berbere, che è una spezia piccante tipica, lo shiro, che è sempre una specie di purea di ceci, sempre speziata, e bayonet, che è un misto di verdure. Quindi il piatto di solito viene servito in un vassoio con tutte queste componenti e diviso. Cioè, si mangia con le mani condividendo il piatto. Poi ci sarà il Coturotti, che è un piatto dello Sri Lanka, che verrà a preparare un cuoco che ormai conosciamo da anni, perché lo Sri Lanka ha sempre partecipato al torneo, quest'anno ha avuto un problema, che hanno un torneo dall'altra parte, a Verona, un Cioè, no, ragù. proprio problemi di sportivi, oltretutto, Sportivi, non quindi si è insomma, riusciti, però fino all'ultimo cioè, abbiamo provato, ma. Però così. il cuoco sarà presente, preparerà questo Coturotti, che è il roti, è il pan indiano, che viene sminuzzato con verdure, curry, salsa un po' piccante, e in più prepareremo noi. Una panzanella orientale, diciamo, Sì, una una panzanella specie. orientale. E poi prepareremo tortillas messicane con pollo guacamole, couscous alle verdure, moussaka di Quando prima ho detto melanzane. ce n'hai tutti i gusti, io scherzavo, ma davvero invece hai tutti i Sì, gusti? cioè, Invece veramente abbiamo qualsiasi. falafel, hummus, baklavic, e in più quest'anno avremo questo, sfrutteremo il fatto di avere un forno disponibile e ogni tavola avrà un cestino di pane e focacce preparate dai nostri ragazzi Diciamo appunto, allora, sedicesima edizione della festa in generale, poi Mondelito mi dicevi nona edizione, com'è cambiato in questi anni e come sono andati le scorse edizioni a questo punto? Visto che siamo anche in clima mondiale, ci interessa sapere anche E dal poi punto di vista l'Italia è sportivo presente, no? Possiamo chi ha vinto gli tifare. scorsi anni e com'è andata. Sì, allora nel 2010 abbiamo avuto quest'idea di provare, visto che la festa, oltre a sostenere progetti a distanza, voleva essere anche un'occasione per sostenere un po' l'integrazione tra diverse comunità presenti sul territorio e anche per creare un'occasione di incontro, fratellanza. Abbiamo cercato le squadre, gli incontri sono nati in modo molto casuale, alcuni Quante ragazzi, squadre? Sempre 10 squadre avete sempre 10, fatto? sì. Ah, beh, Sì, cavolo. all'inizio era calcio a 7, poi più per ragioni logistiche abbiamo dovuto fare calcio a 5, e alcuni ragazzi li abbiamo conosciuti al corso italiano per stranieri, che ci ha bollato e gestito dall'ACLI, con cui collaboro io da un paio d'anni, ma è presente da molti più anni, e per esempio Albania, Brasile, Egitto. Quelli più radicati nel territorio, Sì, diciamo. invece gli altri, cose molto casuali, colleghi di lavoro, anche gente incontrata a altre Ma erano già feste. squadre che esistevano oppure sono nate apposta per il vostro. Diciamo un po' e un po', cioè alcune sono squadre che fanno altri tornei, invece altri sono Vedi lo gruppi di. Sri Lanka che appunto quest'anno vi ha Sì. dovuto abbandonare per tornei più importanti e più. Invece altri sono gruppi di amici che si ritrovano, ma anche perché lo spirito del torneo è molto amichevole, senza nessuna pretesa. Cioè, la Coppa del Mondo finale, la premiazione. L'Italia, dicevi, ha vinto un anno, anche l'Italia. Solo sì, arriva sempre, si piazza sempre bene, dobbiamo dire, però ha vinto solo il 2014. La prima edizione l'ha vinta il Senegal. Il Brasile ha vinto 3 edizioni su 8 per ora, quindi è sempre con gli scudi. Albania ha vinto il 2012. E come diciamo, sono sempre gli stessi. Infatti, quest'anno sono un po' forse invecchiati. Ieri hanno perso Ah, i campioni del mondo del 2012 12, ieri hanno perso 7-0, 5-0 5-0 la prima, 7-0 la seconda. mamma mia, è andata Non male. sono informissima, Le però acque insomma. albanesi devono ritornare a volare, allora. Però lo spirito sempre. Per dicevi, sono proprio la maggior parte sono i ragazzi che hanno giocato già le edizioni Sì, la maggior passate, quindi parte sì. insomma, beh, effettivamente sono passati un po' di anni, si fa Sì, un sentire, po'. si fanno sentire. Poi bene, ha vinto Marocco nel 2013, l'anno scorso invece ha vinto per la prima volta questo gruppo West Africa di cui parlavamo prima, che sono tornati a giocare ieri sera. Beh, devono difendere il titolo. Infatti ieri sera abbiamo vinto con Albania 5-0, invece abbiamo pareggiato con Pachamama 4 pari all'ultimo minuto, con polemica finale sul tempo scaduto, no?
Oh, non abbiamo la VAR, ma... il calcio è così davvero sì, però polemica ovunque. Molto blanda. Immagino sia finita nessuno... poi dietro un tavolo mangiando sì, e bevendo, immagino. Due salamelle. Ricordiamo appunto allora, parlando di mangiare e bere, ricordiamo bene la festa allora, oltre al Mondialito, appunto ci sarà c'è tutta la festa intorno al sì. Mondialito. Domani, sabato, come funziona? A domani i tornei cominceranno alle 2 pomeriggio, quindi diciamo tra le 2 e le 4 si gioca e basta. Dopo alle 5 ci sarà, come dicevamo, un laboratorio di panificazione per bambini e famiglie, in cui poi ci sarà anche una merenda. Quindi, ci saranno degli stand presenti, la scuola italiana per stranieri farà uno stand, il mercato consolidale venderà i suoi prodotti, ci saranno due signore, una somala, che farà i tatuaggi all'Enne, okay. Un'altra signora nigeriana che farà le treccine, e poi noi venderemo le nostre magliette, perché non abbiamo detto, ogni anno noi cerchiamo di inventarci un logo. Questa è l'edizione dell'anno scorso. Ci inventiamo un piccolo slogan molto semplice, una grafica. Nice to meet you l'anno scorso, molto bella, molto bella facce. Come maglietta, questa... sapere ne ordinavo una. Ah, forse ne pone qualcuna. Questa invece è lo slogan Open Your Mind, okay. E c'è questa, diciamo, questo volto con nei capelli tanti simboli che richiamano a diverse culture, religioni, per questa idea di apertura verso le diversità viste in modo positivo. Ci saranno ogni squadra. Tutto questo, diciamo, appunto a Bollate. Credo c'è un indirizzo preciso per arrivare. Sì, oratorio San Filippo Neri, via Leone 13 o piazza San Martino. Ci sono due ingressi. Comunque, siamo lì. Non vi perdete a Bollate, secondo me, così occhio e croce. Non vi perdete. La cena, appunto, sabato sera. Sì, alle. Bisogna prenotare, come bisogna fare? Sì, l'unica, cioè, l'ingresso alla festa è chiaramente libero, solo per la cena bisogna prenotare in modo da organizzarci. Al momento abbiamo circa 300 iscritti. Sì, sì, che siamo molto contenti. Perché solo la squadra del coro africano sono 50 loro, quindi insomma. Infatti siamo molto contenti della partecipazione, un po' adesso dobbiamo vedere poi se gestire. Il coro africano si metterà a mangiare roba africana oppure si proverà l'ebbrezza di mangiare qualcosa di diverso. Tutto, sarebbe interessante capire questo, no? Quanto voglia anche hanno loro di provare culture e soprattutto cibi di altri paesi, che non è che sappiamo essere la cosa più difficile, ma il cibo, no? Vediamo i nostri connazionali girare il mondo cercando spaghetti al dente in tutto il mondo, quindi immagino pizza, che ogni e pizza ad ogni angolo di strada, quindi insomma come dire, sarà così ovunque. Poi domani la finale del torneo del Mondialito sarà alle 7, okay. Però prima della finale ci sarà il Mondialito Junior, che abbiamo una novità che abbiamo introdotto l'anno scorso. Ah, vero, ci ho dimenticato una novità, due novità. Questa è il Mondialito Junior, sì. Appunto, che vuol dire quanti anni hanno i ragazzini? Dai 10 ai 12. Quante nazionalità? No, diciamo che stasera, sì? Prima dell'inizio del torneo, qui dalle 7 alle 9, ci sarà un torneo tra ragazzi di Bollate. Ah, ok. E diciamo la squadra che vincerà questo quadrangolare sfiderà il resto del mondo. Ah, diciamo, okay. I figli delle altre squadre, principalmente Pachamama è sempre molto prima presente, Brasile sicuramente ci sono un paio di bambini, anche il gruppo del coro mi ha detto che ci saranno 4-5 bambini. Sì, 50, quindi fanno la squadra solo loro, quindi faremo questa partita così rappresentativa. E poi appunto c'è quella, ma poi soprattutto... Tu non lo puoi sapere, Rico, ma noi siamo grandi fan degli sport femminili, seguiamo tantissimo gli sport femminili, abbiamo fatto un campionato bellissimo quest'anno con la pallanuoto Nuoto Club Milano di Serie A1 femminile, abbiamo seguito la pallanuoto Milano di Serie B femminile, insomma parliamo sempre di sport femminile, abbiamo seguito il football americano femminile, il roller derby, adesso non sto a fare l'elenco di tutti perché sarebbero davvero tanti, e mi viene a raccontare che farete anche voi... Finalmente una partita di Mondialito femminile. Anche lì Italia e resto del mondo, come funziona? Resto del mondo contro resto del mondo? No? Sì, diciamo che Italia contro Pachamama, okay. Le ragazze, c'è una ragazza del Salvador sicuramente, e poi ho chiesto a tutte le squadre se sono dei ragazzi disponibili a giocare, faremo una partita rappresentativa. E questa quando ci sarà? Sabato intorno alle 18, perfetto. Prima della finale, il Mondialito sarà alle 19. Insomma, come grandi concerti, ci sono i gruppi di appoggio. Apertura, allora questa partita aprirà poi la finale del Mondialito. Enrico, io ti ringrazio tantissimo, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Ricordiamo allora la festa Pro Missioni 2018. Mondialito, a Bollate, oratorio San Filippo Neri, piazza San Martino. Stasera siamo lì dalle 7 per il torneo del Mondialito Junior e dalle 9 per
torneo mondialito, con musica, servizio. Infatti, perché la festa c'è anche stasera, no? Quindi sì, musica. Sì, musica, servizio ristoro. Stasera la musica più acustica, cioè domani sera, dopo la cena, ci sarà il concerto di un gruppo, Garden Groove Earthbeat, un gruppo di nostri amici. Fanno. No, ci sarà da divertirsi, ballare. Ah, bene, bene, sì, bene, bene. Quindi insomma, una bella mezcla, come la chiamano, sì, sì, poi gli, molto bello, gli amici di Pachamama, molto probabilmente. Insomma, infatti, insomma, sarà bello vedere come davvero, quando si mischiano le cose, non si cerca semplicemente una finta integrazione, ma si mischiano, e quindi quando prendi i colori, li mischi, vengono fuori colori ancora più vivi. Anche qui sicuramente verrà fuori una festa davvero viva, e cui siamo contenti, sì, di darvi... Poi quando dopo cena tutti insieme, esatto, si trovi lì a ballare, a condividere la festa, è il momento più bello, bene, delle partite. Delle... Farò di tutto per esserci alla cena, soprattutto chi lo sa, chi mi conosce sa che non sto scherzando. C'è, quindi speriamo di rivederci a questo punto, allora, sabato sera alla cena, assaggio dal mondo, no. E comunque seguiamo un mondialito, facci sapere poi, sì, man mano, sì, ti dice aggiornate sui risultati, eh? Sì, poi pubblicare. Io già la mia squadra, io dico già la mia squadra preferita, quindi vabbè, quella del Coro Africano, sono, sì, no, sì, io, come si chiama, come hai detto, Sati, Sati, saluti Africa, quindi io, cioè, sono tutto per loro, quindi sì, però questa è una novità, vedremo, non ho ancora giocato, ottimo, vedremo, no, io punto sull'esordiente, va bene, bene. Enrico, grazie mille davvero, ci vediamo allora a Bollate per la festa. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre alle ore 18 questa sera con informazioni di Milano News. Per qualsiasi informazione sul mondialito, sulla festa di, per la festa per nazioni, potete trovare le coordinate all'interno di questa diretta, comunque scriverci, noi vi daremo i contatti tranquillamente di Enrico e dei suoi collaboratori. Io davvero vi ringrazio tantissimo per averci seguito, buona giornata a tutti quanti, buona giornata anche, grazie, ancora a te Enrico, ci vediamo presto, grazie mille, arrivederci, e con Good Morning Milano, beh, torniamo lunedì, arrivederci, buon weekend.